La pluricampionessa giuliese Deborah Sbey ha vinto la medaglia d'argento nella categoria seniores ai campionati mondiali di pattinaggio artistico che si sono svolti a Novara nei giorni scorsi. Dopo la prima gara di corto del 5 ottobre, la tensione era altissima durante la gara del lungo che si è svolta il 7 ottobre nel palazzetto di Novara, pieno di sostenitori in ogni ordine di posto. Da una parte Deborah Sbey, il monumento del pattinaggio artistico italiano con 15 titoli mondiali conquistati, che si batteva con l'altra italiana Silvia Nemesio, prima al corto, e con l'atleta arrivata quarta nel corto ma tagliata fuori da errori nel lungo. Deborah ha eseguito il lungo con contenuto tecnico elevatissimo ma con un'incertezza, mentre la parte artistica è stata di rara bellezza e con esecuzione ed espressione impeccabili, conseguendo nella valutazione artistica anche 2,9 dei giudici di gara. Sicuramente si è trattato di una grande emozione per Deborah Sbey, che ha terminato il programma lungo ricevendo un'ovazione dal numeroso pubblico, che sicuramente ha apprezzato ed applaudito la sua esibizione. Nella classifica finale Deborah si è classificata al secondo posto con 536,9 punti, 4,4 in meno rispetto alla vincitrice. L'atleta è rimasta molto soddisfatta per l'ottima prestazione, anche se ha sfiorato il record già eguagliato di vittorie mondiali, raggiungibile con 16 titoli, che le avrebbe permesso di entrare nella leggenda del pattinaggio. Con questa medaglia d'argento ai campionati mondiali di Novara 2016, fanno sapere dall'Associazione Dilettantistica Sportiva Giulianova Pattinaggio Artistico, Deborah Sbey ha confermato il suo enorme talento ed esperienza in gara, ma soprattutto la notevole interpretazione artistica che le hanno sempre permesso di conseguire prestigiosi risultati anche a livello mondiale.